Ciao, sono Riccardo Magni. Oggi preparo una specialità del mondo gelateria, cioccolateria, un po' particolare. Grazie all'utilizzo della tecnologia One Shot, dove posso canalizzare in un'unica fase una parte cioccolato, una parte ripieno, oggi utilizzerò questa caratteristica per fare che cosa? Quella che può essere definita una pralina di gelato, o meglio, più che gelato, di semifreddo, quindi qualcosa che nasce per essere costruito come un cioccolatino, ma sarà poi da consumare a temperature negative. Bene, prima fase della lavorazione, la preparazione di quello che è la cosiddetta base semifreddi. Acqua e zucchero nel tegame, prepariamo uno sciroppo di base che sarà poi addizionato successivamente di tuorli e in questo modo, andando a cottura 82-84 gradi, realizzo una parte cremosa che successivamente sarà integrata da della panna montata, dello zucchero invertito e una piccola parte aromatica, si tratta di un rum a 50 gradi. Quindi lo sciroppo è pronto. Aggiungo i tuorli e le uova. Mescolo accuratamente lo zucchero invertito. Ritorno nuovamente in cottura. Lo sciroppo era già caldo, quindi in questo modo in pochi istanti la mia base semifreddo per la preparazione del parfait sarà già pronta. Ecco che sono pronto con la base semifreddo. A questo punto, con l'uso della planetara, la farò montare e scendere di temperatura fino a circa 20-22 gradi. Dunque, base semifreddi pronta, la verso in planetaria, dopodiché la metto a montare fino a totale raffreddamento, quindi dobbiamo arrivare a temperatura ambiente. Bene, nel frattempo la base semifreddi è pronta per essere utilizzata, montata. Ecco qui. Dopodiché dobbiamo preparare la parte invece di panna montata che servirà per la realizzazione di questa crema. Bene, panna montata pronta, base semifreddi, le unisco. Mescolo delicatamente le due preparazioni, la panna montata in modo morbido da una parte, dall'altra parte invece la base semifreddi montata e fredda. Nel frattempo unisco anche il rum agricolo. Bene, a questo punto il mio parfait pronto per essere utilizzato in one shot. Bene, a questo punto posso caricare nelle tramoge di one shot il cioccolato fondente che utilizzo per la ricetta e dall'altra parte invece il parfait. Benissimo, a questo punto pronti per la realizzazione della pralina da temperature negative. Bene, cioccolato pronto, parfait pronto, stampo, start.
Questo è il risultato pronto per l'abbattitore a temperatura negativa, di modo che si possano smodellare e poi assaggiare. Bene, dopo l'abbattimento al negativo sono pronto per smodellare. Eccoli qui, il guscio si è solidificato, il ripieno anche. Ecco qui le nostre praline sotto zero, pronte da assaggiare. Poi io amo il gelato semifreddo al cioccolato, quindi